Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi ho il piacere di provare insieme a voi questo straordinario strumento marchio Duesenberg. In particolar modo stiamo vedendo una chitarra della serie Alliance e la Joe Walsh Signature, Joe Walsh storico chitarrista degli Eagles. Una chitarra fenomenale. Abbiamo una tavola in abete rosso laminato, mentre fasce e fondo sono in acero fiammato laminato, se ne vede, se ne può apprezzare anche l'amarezzatura se l'avvicino un pochino, ed è una slim semiollo, quindi è sostanzialmente una semiollo un po' più piccolina. Per dare un'idea, è come una 339 della Gibson. Essendo una chitarra a cava, quindi con due camere vuote e il blocco centrale chiuso, uno strumento particolarmente leggero con un pochino di acustica anche da spento, una chitarra che si sente anche un po' se non la colleghiamo. Il manico è un pezzo unico di acero con una sezione a D, ok, una medium D, quindi una sezione del manico particolarmente cicciottella, bella corposa sotto le dita. Abbiamo 22 tasti che, come da tradizione Duesenberg, sono lavorate alla plug machine. La plug machine è una pialla computerizzata che ci consente a Duesenberg di settare gli strumenti sempre in maniera precisissima, con una perfilatura dei tasti fantastica. I tasti sono dei medium jumbo in questo caso, e ottenere ad avere sempre un'azione, quindi un'altezza delle corde sul manico e un comfort su tutta l'estensione della chitarra straordinari. Tastiera in palissandro e un radius da 12 pollici. Le misure, allora, al NAT abbiamo un 42,5 mm, mentre il diapason, che è la distanza fra capotasto e ponte, è di 648 mm, quindi una long scale, una chitarra a scala lunga. In questo caso abbiamo su, diciamo, indicazioni dello stesso Joe Walsh, un hardware un po' particolare che, come vedete, mette insieme il dorato con il cromato, il nichelato, quindi ci sono questi due colori con alcuni diciamo inlays proprio tipici di Joe Walsh, come questo simbolino qui in mezzo ai pickup e i segnatasti in stile Morse, codice Morse li chiamano. I pickup abbiamo al manico un single twin mini che ha questo suono particolarmente acceso e cristallino. Mentre al ponte abbiamo il Little Toaster, sempre di Duesenberg, con un suono sicuramente più grassottello, ok? E corposo. La leva del tremolo è, come al solito, una leva di tipo tremola Duesenberg, con questa caratteristica di essere super affidabile. Eccellente. Oltretutto, come sapete, la leva Duesenberg si può regolare in funzione delle proprie esigenze. Attraverso queste vitine possiamo determinare la lunghezza della leva e l'inclinazione della leva. Chitarra fenomenale che io vi invito a venire a provare qui da Borsari Strumenti Musicali a Bologna, in rotonda Antonio Torri 9BC. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi invito a mettere un mi piace ai video, a condividerli il più possibile, vi aspetto. Grazie, alla prossima!